In atto nelle acque davanti al Golfo di Genova con il generale della Guardia di Finanza Palmerini. Ci facciamo raccontare che cosa sta succedendo. C'è un vostro elicottero che sta inseguendo un natante, un contrabbandiere. Sì, si tratta di una operazione simulata dell'inseguimento di un natante contrabbandiere ad opera di unità navali, un coordinamento tra le unità navali, le unità aeree e ovviamente i mezzi terrestri nell'eventualità che il natante contrabbandiero possa forzare la linea di Bolocco e cercare di approdare nel territorio nazionale. C'è questo elicottero Volpe 500 che sta inseguendo, sta placcando questa unità che lei mi diceva però è la vostra unità di punta. E in effetti è la nostra unità di punta, è la V6000 che è in dotazione al comando regionale Liguria ed è impiegata in questo momento nel controllo delle acque nazionali e internazionali al confine francese. A questo proposito vorrei dire che è molto importante un coordinamento che stiamo operando e poi sarà tradotto in un futuro protocollo d'intesa con le autorità doganali francesi per un controllo congiunto del territorio contiguo a Italia e Francia. Elisabetta dal Guardia Costa della Guardia di Finanza, raccontaci tu le emozioni che state vivendo lì a bordo. Davide? Eccoci, vai! Sì, stiamo assistendo a questo inseguimento che durerà circa 12 minuti, è iniziato da qualche minuto, simula le situazioni che si verificano talvolta nel momento in cui ci sono magari imbarcazioni con a bordo immigrati clandestini oppure contrabbandieri di sigarette o altro. Fortunatamente il fenomeno adesso è in diminuzione ad esempio dalle coste dell'Albania. Qualche dato tecnico maggiore? I dati tecnici sono relativi all'unità navale, diciamo che raggiunge una velocità superiore ai 70 nodi, che è una velocità ragguardevole per quanto riguarda un natante, un'imbarcazione. L'elicottero ovviamente ha una velocità notevolmente superiore a quella, comunque si mantiene sulla verticale dell'unità di cui sta simulando l'inseguimento in coppia, la quale sta simulando appunto l'inseguimento in coppia di un ipotetico natante in fuga. Ecco, oppure se vogliamo vederla dall'altro modo, l'elicottero che cerca di bloccare il natante che è in questo caso simulato dalla nostra unità. Ecco, come riuscirà a bloccarlo però? Beh, normalmente l'intervento delle unità navali non è limitato a una sola, quindi si cerca di chiuderlo facendogli manovre davanti alla prua e cercando di dirigerlo verso terra dove ci sono poi, come diceva prima il nostro comandante, ci sono le unità terrestri che lo attendono. Ok, ovviamente non è una cosa molto semplice, comunque di solito riesce. Grazie, comandante. Sì, lo scopo dell'elicottero in questo caso è di costringere ovviamente il natante contrabbandiero, il natante su cui deve essere effettuato un controllo, a dirigersi verso le acque nazionali per poi ovviamente essere sottoposto appunto a controllo. In quel modo le evoluzioni servono per costringere l'imbarcazione a dirigersi verso dove ovviamente verrà effettuato il controllo. A questo punto è chiaro che l'unità navale sta simulando un'unità contrabbandiera che scappa, ma in effetti dobbiamo immaginare davanti a queste due unità o quell'unità contrabbandiera che cerca di scappare, per cui con i due mezzi, sia il mezzo navale che il mezzo aereo, si vuole costringere, facendo una specie di morsa, a costringere a far fermare l'unità contrabbandiera. A quel punto poi dall'unità navale ovviamente ci sarà una specie di abbordaggio sulla unità contrabbandiera per verificare in questo caso se il carico è lecito o illecito. Ecco, l'unità navale si sta fermando, ha rallentato, cosa sta succedendo? Sì, a questo punto sta facendo vedere... L'esibizione è quasi conclusa, insomma. L'esibizione è quasi conclusa, i mezzi adesso ovviamente rientrano e devo dire che sono veramente bravi. Elisabetta? Sì, magari potremmo chiedere al generale attualmente la Guardia di Finanza dove sta operando, magari per operazioni di questo genere, insomma. Sì, generale, dove state operando con questi mezzi per questo tipo di operazioni? Ma noi operiamo in questi mezzi, operiamo ovviamente su tutto il territorio nazionale e ovviamente con i nuovi mezzi di sana educazione abbiamo la possibilità di fare una prospezione ad ampio raggio ovviamente nelle acque internazionali. Per far questo ci sono le nostre unità che stanno appunto in corso di varo da parte del cantiere Intermarine Rodriguez di Sarzana
e queste unità sono dotate di mezzi sofisticatissimi, possono rimanere in mare per ben 4 giorni, per cui permettono ovviamente un'introspezione a largo raggio unitamente al Piaggio 166, che costituisce ovviamente la copertura aerea di cui abbiamo parlato prima, di operare un'operazione congiunta anche nelle acque internazionali. Grazie per ora, spero di riaverla più avanti anche per cercare di capire qual è la filosofia, qual è lo spirito con cui vengono fatte queste dimostrazioni. Ci sentiamo dopo. Paola, a te. Eccoci qua, il sinonimo di Vola Genova è anche la Fiera Internazionale di Genova, Fiera SPA. Siamo in compagnia dell'amministratore delegato Roberto Urbani. Qual è stato il vostro po'? Fiera ha organizzato questo evento su impulso, devo dire, del prefetto, delle istituzioni, di tutte le forze armate, il corpo dei carabinieri. È stato veramente un concorso di contributi molto, devo dire, coordinato con grande rapidità, perché questa idea è venuta un po' tardi e in pochissimo tempo siamo riusciti a offrire a Genova questo spettacolo che mi pare sia molto molto bello, una bellissima giornata. Devo anche registrare l'ottimo successo della mostra a terra che è stata fatta all'aeroporto con un numero di visitatori che non possiamo certificare perché non c'era un biglietto, un tornello, ma molte decine di migliaia. Dietro un grande evento a Genova c'è sempre la fiera. Lasciamo Vola Genova, ma c'è un altro grandissimo appuntamento per i prossimi giorni. Si parla di Sapore di Mare. Sì, il 4 giugno apre in fiera Sapore di Mare, un evento nazionale e internazionale di grande respiro che tocca 3 componenti, il mondo della pesca, il mondo del lavoro della pesca con una fiera professionale di rilievo internazionale, un momento di tipo culturale sulla cultura del mare e un momento di tipo gastronomico e di scoperta del territorio, della ricchezza delle nostre coste, che è Slow Fish. La gastronomia, la cultura del consumo del pesce al centro dell'attenzione di tutta Italia. L'appuntamento allora per il prossimo 4 giugno? Senz'altro, ti attendiamo. E noi naturalmente ci saremo, se attendo notizie dalla regia, mi confermano che c'è la pubblicità, quindi ci fermiamo alcuni istanti, rimanete con noi. Collaborazione.